Ciao ragazzi, sono Carlo. Oggi vi spiego questo breve riff in double thumb. Cominciamo subito, come al solito facciamo il doppio movimento, pollice in giù, pollice in su, sulla corda di La, tasto 3, la nota è un Do. Allora, abbiamo movimento pollice in giù. Vi ricordo sempre il pollice quando scende deve appoggiarsi alla corda inferiore. E poi può risalire. Questi sono due sedicesimi. Mentre risale il pollice, ci portiamo dietro l'indice e strappiamo l'ottava superiore. Stessa cosa sul Mi e poi sul Re. In sequenza. Ok, io consiglio di farlo per avere un effetto migliore con un piccolo slide su ogni nota, quindi per arrivare al Do partiamo o dal Si o dal Si bemolle, quindi per il primo colpo di pollice. Abbiamo uno strappato sulla nota Fa, tasto 10 della corda di Sol. E poi pollice sul tasto 12, Re, corda di Re. La particolarità è che è in levare di sedicesimo. 1. Poi riparte, stessa cosa. Allora, questo viene fatto strappare con l'indice corda di Mi, tasto 5, nota La. Questa è una cosa che usa molto anche Marcus Miller, lo strappare sulle corde più grosse. Strappiamo La, poi pollice giù, mano sinistra fa le note Do e Re in Emeron. Quindi con il pollice prendiamo il Do e poi facciamo in Emeron il Re. E poi riparte. 1. 1. Quindi 1. Ok, grazie a tutti per aver visto il video anche oggi. Mettete un mi piace, mettete un commento, condividete questo video e aiutatemi a fare crescere questo canale. Grazie a tutti, ciao, alla prossima.